Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di studio della scuola del sabato. Dopo tanto tempo ci rallegriamo che abbiamo la possibilità, almeno da parte mia, di condividere con voi lo studio della scuola del sabato. In questo nuovo semestre stiamo studiando il santuario, come poter avere soccorso o aiuto dal santuario. Per sabato 6 agosto abbiamo una parte del santuario che studieremo insieme, il luogo santo. Conoscere il santuario e tutte le sue funzioni che venivano svolte al tempo di Mosè, che è una raffigurazione di quello che è avvenuto e sta avvenendo nel cielo, per un avventista riformista è indispensabile. Come sono indispensabili le tabelline nella vita quotidiana. Quindi affronteremo insieme lo studio del luogo santo e prima di addentrarci nello studio ci raccogliamo in preghiera. Padre Santo, misericordioso che sei nel cielo, veniamo a te per ringraziarti della vita che ci dai giorno dopo giorno, momento dopo momento. Grazie Signore che ci dai questa opportunità. Fai che possiamo meglio amarti e servirti, possiamo starti accanto, perché noi da soli non ce la facciamo. Guidici nello studio di questa lezione, fai che possiamo comprendere le tue verità, possiamo viverle e possiamo metterle in pratica. Benedici tutti coloro che ascolteranno la registrazione e fai che tutti quanti insieme, uniti in un unico corpo, possiamo andare avanti nella via della santificazione, prepararci per il giorno del tuo ritorno. Non abbiamo un merito da presentarti, ma ti volgiamo in grazia per il merito del tuo figlio Gesù che è morto per noi. Amen. Bene, allora vogliamo leggere insieme l'introduzione della lezione. Su di esso Aronne brucerà dell'incenso profumato. Lo brucerà ogni mattina, quando mette in ordine le lampade. Quando Aronne accende le lampade sull'imbrunire, vi brucerà incenso, un incenso perpetuo davanti all'Eterno per le future generazioni. Nel luogo santo vi erano il candeliere a sud, con le sue sette lampade che illuminavano il santuario di giorno e di notte. A nord c'era la tavola dei panni di presentazione e davanti alla cortina che separava il luogo santo dal Santissimo c'era l'altare d'oro per l'incenso, da cui saliva quotidianamente una nuvola profumata che si univa alla preghiera di Israele. Proseguiamo lo studio, abbiamo il primo paragrafo, il luogo santo e il suo arredamento. Quindi ci concentriamo oggi sul luogo santo. Vediamo un po' come è stata descritta la prima stanza o sezione del santuario, quali tre oggetti costituivano il suo arredamento. Quindi, principalmente abbiamo tre oggetti che sono lo studio, costituiscono lo studio di oggi. Vediamo un po'. Secondo i versetti dell'Esodo 30, abbiamo la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dell'incenso. La tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso. Quindi vediamo che abbiamo altare dell'incenso, la tavola dei pani e il candelabro d'oro puro. E hanno una particolare disposizione. Qual era la disposizione? Vediamo che c'era qualcosa messo a nord, a sud e ad ovest, tenendo conto che noi veniamo dal lato est. Lato est, quindi entriamo nel lato est. Entriamo e vediamo cosa troviamo. Andiamo al secondo paragrafo e quindi anche alla seconda domanda. La tavola con i pani della presentazione. Cosa ci viene detto riguardo alla tavola collocata nel luogo santo? Qual era il suo scopo? Nell'Esodo troviamo le indicazioni. Farai anche una tavola di legno di acacia, lunga 2 cubiti, larga 1 cubito, alta 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, le farai tutto intorno una ghirlanda d'oro, le farai tutto intorno un boldo alto
un palmo di mano e intorno a questo bordo farai una ghirlanda d'oro. Farai pure 4 anelli d'oro e metterai gli anelli ai 4 angoli che sono i piedi della tavola. Quindi vediamo che abbiamo i tavoli con la presentazione dove venivano posti 12 pani che rappresentano le 12 tribù di Israele. Questi pani venivano messi una volta a settimana e rimanevano lì tutta la settimana. Poi il sacerdote, al momento opportuno, prendeva i pani, li toglieva e li sostituiva. La terza domanda ci chiede: cosa rappresentava il pane che era costantemente alla presenza di Dio? Il pane nella Bibbia significa il cibo quotidiano. Non è l'unico elemento di cui noi ci alimentiamo, però è la base. Vediamo qui nel Vangelo di Giovanni Gesù stesso che afferma: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà più sete. Io sono il pane della vita, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Quindi, il pane della presentazione rappresenta al tempo di Mosè le 12 tribù di Israele e, come dice anche la testimonianza, erano sempre davanti all'Eterno come offerta permanente, costante. Venivano chiamati proprio così perché erano sempre nella presenza di Dio. Rappresentavano il riconoscimento della dipendenza dell'uomo da Dio per ottenere il nutrimento materiale e spirituale che solo Cristo può offrire. Già la manna e il pane della presentazione indicavano il Cristo, il pane vivente che è sempre davanti a Dio per noi. Quindi, vediamo qui qual è il suo significato. Io sono il pane della vita. Anche noi oggi abbiamo bisogno di alimentarci fisicamente del pane, di tutti gli alimenti base, e soprattutto abbiamo bisogno dell'agnello di Dio che rappresenta, non che rappresenta, che lui è la realizzazione del pane. A questo punto, avendo chiarito che cos'è il pane della presentazione, andiamo avanti. Il candelabro ha 7 lampade. Allora abbiamo il candeliere è messo a sud. Se noi veniamo da est a sud, sarebbe alla nostra sinistra, mentre a nord abbiamo la nostra destra. Quindi teniamo presente questa disposizione perché poi avremo una conclusione da fare. Abbiamo analizzato la tavola dei pani che era messa a destra, sul lato nord, sul lato sud abbiamo il candelabro. Quante lampade aveva? Dopo che fu acceso per la prima volta, per quanto tempo doveva rimanere acceso? Versetti dell'Esodo dicono: farai anche un candelabro d'oro puro. Dai suoi lati usciranno 6 braccia. 3 braccia del candelabro da un lato, 3 braccia del candelabro dall'altro. Questi pomi e queste braccia formeranno il tutto. Sarà d'oro puro lavorato con martello. Farai pure 7 lampade, lampade che saranno sistemate in modo tale da far luce sul davanti del candelabro. I suoi smoccolatoi, i suoi portasmoccolatori saranno d'oro puro. Ok. Poi, ordinerai ai figli di Israele che ti portano dell'olio d'oliva puro, di olive schiacciate per la luce del candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Allora, sappiamo che il luogo santo o il santuario in particolare, nella sua totalità, in particolare il luogo santo, non avevano finestre, per cui non arrivava la luce dall'esterno. La luce veniva garantita da questo candelabro. 7 lampade e 7 braccia, ornate da gigli cesellati ad arte,
era acceso giorno e notte per assicurare l'illuminazione del tabernacolo, che era privo di finestre, appunto quello che stavamo dicendo. Quindi, sette braccia. Cosa significano queste sette braccia? E chi rappresentava questo arredo del santuario? Allora, sempre in Giovanni troviamo la risposta. Siamo intanto arrivati alla quinta domanda. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Gesù allora disse loro: la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Ancora la testimonianza dice: nel luogo santo vi erano il candeliere a sud, quindi a sinistra, con le sue sette lampade che illuminavano il santuario di giorno e di notte. A nord c'era la tavola dei panni della presentazione e davanti alla cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo c'era l'altare d'oro per l'incenso, da cui saliva quotidianamente una nuvola profumata che si univa alle preghiere di Israele. Tornando alle sette braccia, le sette braccia cosa rappresentano? Allora, innanzitutto sappiamo che il sette nella Bibbia rappresenta la perfezione. E questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è che il candelabro porta la luce. E Gesù ha affermato: io sono la luce del mondo. E ancora nel Vangelo di Matteo Gesù dice: voi siete la luce del mondo. Sette braccia corrispondono ai sette giorni della settimana. Okay? Quindi un corpo centrale, una lampada sopra, poi il lato destro altri tre, il lato sinistro altre tre, quindi giorno e notte la luce che risplende nelle tenebre. Non c'era ancora la corrente elettrica, per cui queste lampade venivano illuminate facendo bruciare dell'olio. Qui dice olio di oliva. Chiaramente Israele è presente nella parte del bacino mediterraneo, dove le olive sono già conosciute. Infatti sappiamo che spesso Gesù andava a pregare nel giardino degli olivi. Ed ecco che viene raccomandato che solo l'olio d'oliva poteva costituire il carburante per queste lampade. E sappiamo che l'olio rappresenta lo Spirito Santo che opera nei nostri cuori. Per cui lo Spirito Santo che opera nei nostri cuori, messo a bruciare nelle lampade, illumina a giorno il luogo santo. Non è l'unica funzione dell'olio quella di bruciare, come non è l'unica funzione dello Spirito Santo. Però è molto importante. Infatti, senza lo Spirito Santo la lampada non si accende, come non si accende la qualunque lampadina senza la corrente, e nelle vecchie lampade ad olio senza l'olio non si può andare avanti. È famosa infatti la parabola delle 10 vergini, che 5 aspettavano lo sposo con le lampade accese e avevano con sé anche una riserva, mentre le altre 5 avevano solo l'olio nella lampada, non avevano una riserva. Spesso noi siamo da considerare come quelle vergini pazze, definite pazze, fuori di senno, perché non avevano previsto gli imprevisti o dei ritardi, per cui non avevano con sé dell'olio. Un po' quando noi, quando partiamo per un viaggio, cosa facciamo? Andiamo così come siamo? Se il nostro viaggio dura 2-3 ore, possiamo permetterlo. Però se noi dobbiamo passare anche una sola notte fuori, portiamo il borsone, portiamo la valigia. Cosa mettiamo in valigia? Mettiamo dei cambi di biancheria intima, mettiamo un cambio di vestiti, un paio di scarpe di riserva.
insomma, tutto quello che ci può servire per mantenere ad onore il nostro corpo pulito, profumato e gradevole da vedere. Ecco quindi che il buon cristiano necessita di questa valigia, di questa borsa, dove mettere l'olio, l'olio dello Spirito Santo che il Signore Gesù ha mandato per consolarci della sua assenza. Lo Spirito Santo, sappiamo, anche una funzione importante, che è quella di comunicare fra noi il Figlio di Dio, per cui noi, se non accettiamo lo Spirito Santo, non possiamo comprendere le verità di Dio. Quindi gli uomini che non riescono a comprendere le verità bibliche stanno automaticamente rifiutando lo Spirito Santo. Quindi, animo fratelli, andiamo avanti illuminando ogni giorno della nostra vita. Quindi vediamo che non c'è un giorno della settimana a cui corrisponde un braccio del candelabro, e per conseguenza questo candelabro era acceso notte e giorno. Adesso andiamo più avanti, abbiamo ancora un elemento da analizzare, siamo alla sesta domanda, l'altare dell'incenso. Come fu realizzato il terzo arredo del luogo santo, cioè l'altare dell'incenso? Dove era collocato? Qual era il suo scopo? Farai un altare per bruciarvi l'incenso, lo farai di legno di acacia, sarà di un cubito di lunghezza e di un cubito di larghezza, sarà quadrato e avrà un'altezza di 2 cubiti, i suoi corni formeranno un sol pezzo, lo rivestirai d'oro puro, la sua parte superiore, i suoi lati tutto intorno, i suoi corni, e gli farai una ghirlanda d'oro. Collocherai l'altare davanti al velo, che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatoio, che sta sopra la testimonianza, dove io ti incontrerò. Proprio davanti alla cortina che separava il luogo santo e il luogo santissimo, dove si manifestava la potenza di Dio, c'era un altare d'oro, su cui il sacerdote bruciava ogni sera e ogni mattina l'incenso. Il rituale prevedeva che il sangue della vittima per il peccato fosse posto sui corni dell'altare durante il servizio quotidiano. In occasione del gran giorno dell'espiazione, invece, il sangue veniva sparso su tutta la superficie dell'oggetto. Il fuoco di quest'altare, acceso da Dio stesso, doveva essere tenuto vivo come qualcosa di sacro. Giorno e notte l'incenso diffondeva il suo profumo nel santuario e arrivava anche all'esterno, lontano dal tabernacolo. Quindi l'altare dei profumi, dove veniva bruciato l'incenso, anche questo in maniera costante e perenne, notte e giorno, tutti i giorni, e questo profumo dell'incenso si diffondeva all'interno del santuario e anche all'esterno. Quante volte al giorno, secondo la settima domanda, in questo altare veniva offerto l'incenso profumato che saliva davanti a Dio? Su di esso Aronne brucerà dell'incenso profumato, lo brucerà ogni mattina quando mette in ordine le lampade. Quando Aronne accende le lampade sull'imbrunire, vi brucerà l'incenso, un incenso perpetuo davanti all'Eterno per le future generazioni. Quindi, che cos'è l'incenso? Cos'è questo profumo che sale fino a Dio, che doveva essere caricato al mattino e caricato la sera? L'incenso rappresentano le nostre preghiere, la nostra comunione con Dio, che deve essere costante. Noi non possiamo permetterci il lusso di interrompere questa comunicazione con Dio. La nostra preghiera deve cominciare al mattino, ringraziando Dio della buona notte che abbiamo trascorso, chiedendo a Dio aiuto e soccorso per la giornata. E la sera prosegue per ringraziare Dio di tutto quello che è avvenuto durante la giornata e chiedergli la protezione anche nelle ore notturne. Ecco che è molto importante mantenere la comunione con Dio. Il momento della preghiera non è solo il sabato o quando andiamo in chiesa. Ogni momento è buono per pregare. Altrove le testimonianze indicano che la preghiera rappresenta il respiro dell'anima. Quanto tempo riusciamo a rimanere senza respirare? Pochi secondi, forse qualche minuto. Se il nostro cervello rimane privo di ossigeno per pochi minuti,
riceve subisce dei danni irreversibili. Quindi, allo stesso modo, la nostra vita spirituale deve essere costantemente alimentata dallo Spirito Santo. Allora, questo altare era praticamente entrando, noi veniamo dal lato est, quindi sul lato ovest, di fronte a noi. Dietro c'era la cortina, dietro la cortina siamo nel luogo santissimo dove c'è l'arca del patto e dove lì si manifestava la presenza di Dio. Quindi per arrivare alla presenza di Dio è necessario bruciare l'incenso, ossia pregare, ma non pregare dei rituali, delle formulette o delle preghiere già fatte. Si prega con il cuore. Siamo noi che dobbiamo pregare con il cuore, anche se ripetiamo il Padre Nostro o un'altra preghiera, ma la preghiera credita a Dio è quella che nasce dal cuore. La testimonianza dice: l'incenso che saliva insieme alle preghiere degli israeliti rappresenta i meriti e l'intercessione di Cristo. La sua perfetta giustizia può essere attribuita a chiunque abbia fede. Questo è il solo mezzo che può permettere ai peccatori di essere accettati da Dio. Davanti alla cortina del luogo santissimo vi era l'altare su cui ogni giorno veniva elevata l'offerta di intercessione, costituita dall'incenso. All'ingresso del luogo santo invece si trovava un altro altare, sul quale ogni giorno venivano effettuati sacrifici coerenti per l'espiazione dei peccati. L'uomo si poteva avvicinare a Dio attraverso dei simboli. L'incenso e il sangue, essi dovevano ricordare che solo tramite Cristo il colpevole pentito può avvicinarsi a Dio, ottenere per fede il perdono e la salvezza. Il ministero del sacerdote nel corso dell'anno, nella prima sezione del santuario, al di là del velo, che serviva come porta di accesso e separava il luogo santo dal cortile esterno, rappresentava l'opera iniziata da Gesù in cielo dopo la sua ascensione. L'opera del sacerdote nel suo servizio quotidiano consisteva nel presentare a Dio il sangue dell'offerta per il peccato e l'incenso che saliva dalle preghiere di Israele. Nello stesso modo, Cristo presentò i meriti del proprio sangue davanti al Padre in favore dei peccatori e fece giungere fino a lui, con il prezioso profumo della sua giustizia, le preghiere dei credenti pentiti. Questa fu l'opera compiuta nella prima parte del santuario celeste. Quindi, teniamo conto di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Abbiamo detto, stiamo parlando del luogo santo, la prima parte del santuario, che è divisa in due, luogo santo e luogo santissimo. Nel luogo santo c'era un servizio quotidiano, tutti i giorni. Il sacerdote poteva entrare in questo luogo per l'espiazione dei peccati del popolo in generale, del peccatore in particolare. Quindi, diciamo, abbiamo detto che noi entriamo dal lato est, a destra abbiamo il tavolo della presentazione che sono il lato nord, a sinistra abbiamo il candelabro d'oro che ci illumina, di fronte al lato ovest abbiamo l'altare dei sacrifici. Se poniamo mente locale, diciamo che sono disposti a forma di croce. Per ricordare ancora una volta che Cristo Gesù avrebbe sacrificato la sua vita per ognuno di noi. Una cosa che voglio mettere in evidenza è che in tutti e tre i componenti troviamo il legno e l'oro. Il candelabro d'oro, il tavolo che appoggiava il legno, il tavolo della presentazione, l'altare dei profumi, il legno di acacia ricoperto d'oro. Il legno rappresenta l'umanità di Gesù, l'oro rappresenta la divinità di Gesù. Fusi insieme in modo misterioso o inspiegabile alla mente umana. Quindi noi dobbiamo ricordare che Gesù, quando venne sulla terra, era allo stesso tempo perfettamente uomo, perfettamente Dio. Per poter prendere su di sé i nostri peccati necessitava essere perfettamente uomo per potersi salvare e quindi
Lui, come abbiamo conosciamo nei versetti Filippesi 2, versetto 5 e versetto 8, lui mise da parte la sua divinità a venire sulla terra per riscattarci. Ecco che la Bibbia dice, illumina questo passaggio dicendo: io ti ho generato. Nel momento in cui Gesù prende forma umana, nella Bibbia troviamo questo passaggio: io ti ho generato. Questo per dire, per confermare che Gesù è presente nella divinità dall'eternità. Ma a un certo punto è cominciata questa sottomissione, o questo scendere di grado, per poter dare a me e a te la possibilità della salvezza. È fondamentale aver chiaro tutti i passaggi del luogo santo, perché è un qualcosa che avviene quotidianamente. Quando noi ci presentiamo davanti a Dio per presentare la nostra offerta, per presentare la nostra richiesta di perdono, noi stiamo praticamente officiando nel luogo santo. Abbiamo detto, ancora una volta lo ripetiamo, aveva una forma particolare che ricorda Cristo Gesù sulla croce. Luogo santo, quindi luogo in cui il sacerdote tutti i giorni presentava il sacrificio, e questo sacrificio insieme ai profumi dell'altare sarebbero fino a Dio. Alcune cose di sangue venivano spruzzate sulla tenda e rappresentavano i nostri peccati che venivano trasferiti sulla tenda. Questa tenda veniva purificata una volta all'anno e una sola volta nell'anno, così come una sola volta nella storia, è sufficiente che Cristo Gesù sia morto. E dobbiamo comprendere un altro passaggio: Gesù è morto per i nostri peccati, ma non significa che i nostri peccati sono cancellati. I nostri peccati possono essere cancellati. Affinché i nostri peccati vengano cancellati, è necessario che noi siamo favorevoli. È un po' come quando viene un decreto per aiutare le famiglie meno abbienti, per aiutare alcune categorie di persone, lo Stato emana un decreto dove sostiene che coloro che rientrano nei requisiti possono ricevere un sussidio. Il sussidio non arriva automaticamente a casa degli utenti, soltanto a coloro che ne fanno richiesta. Così, il sangue di Cristo Gesù, versato sulla croce 2000 anni fa, è in grado di cancellare tutti i peccati commessi da Adamo fino alla sua morte, dalla sua morte fino a oggi, da oggi fino al ritorno del Signore, ma ad una condizione: che noi chiediamo, che noi accettiamo il suo sacrificio. Nel momento in cui noi riconosciamo il nostro peccato, noi stiamo riconoscendo la grandezza di Dio, stiamo mettendo da parte le nostre capacità, che sono sicuramente limitate e che quindi non ci consentono di andare avanti. Quindi ringraziamo il Signore anche quest'oggi che ci ha permesso di rivedere lo studio del santuario, che come dicevo all'inizio è pane quotidiano ed è fondamentale che noi ricordiamo e conosciamo bene il funzionamento del santuario. Quindi che possa essere questo un messaggio di gioia, di speranza, di comunione, affinché possiamo comprendere le nostre verità, possiamo viverle e trasmetterle agli altri. Nel momento in cui noi le verità noi le viviamo, automaticamente le trasmettiamo, perché la nostra vita sarà una manifestazione di quelle verità che noi abbiamo accettato, che noi abbiamo fatto nostre. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per aver studiato questo tema e con la vostra partecipazione vogliamo ringraziare il Signore in preghiera. Padre Santo, misericordioso che sei nel cielo, veniamo ancora a te per ringraziarti. Alla fine di questa riflessione, aiutaci, Signore, a comprendere le tue verità,
Fa che possiamo essere coscienti che tu sei vicino a noi, che vuoi la nostra benedizione. Proteggici con la tua mano potente e guidaci nel cammino della santificazione. Fa, Signore, che questo sabato, che studieremo ancora la tua parola, possa essere ancora più chiaro, possiamo trasmettere a coloro che non ti conoscono e possiamo sentire come tu hai sempre avuto il desiderio di stare al nostro cuore. Fa che anche noi possiamo ricambiare questo desiderio e possiamo partire interamente. Perdona i nostri peccati, aiutaci a perdonare le offese che riceviamo, aiutaci a riconoscere i nostri peccati, affinché possiamo chiedere perdono a te e perdono al fratello che abbiamo offeso. Fa che possiamo sentirci membri dello stesso corpo e uniti in un vincolo d'amore. Benedici coloro che si trovano nella situazione più disagiata della nostra, perché sono nella malattia, nella sofferenza, nella povertà o in situazioni di pericolo. Puoi tu essere presente con il sentiero. Ti ringrazio personalmente che hai dato vita al mio corpo e non hai permesso che il maligno potesse farmi soccombere. Grazie Signore per ogni cosa e fa che ognuno di noi possa dirti grazie per quello che tu fai per noi. Non abbiamo merito di presentarti, ma ti volgiamo di grazia per i meriti del tuo figliolo Gesù che è morto per noi sulla croce. Amen. Un buono studio della scuola del sabato. Arrivederci alla prossima volta.